Le voci di... Avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni? È un assassino, non è vero. Mai visto prima. Se raccontassi a mia moglie che... come si chiama? Betty Bone, Bone per gli amici. Senta, prima d'oggi era già venuto qui con questo messaggio. Parlando con chi? Certo, io. Cercarono subito di comprarmi. E chi erano? Quelli, loro. Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un... Grazie molte, sceriffo. Come ha detto giusto lei? Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero. E il vostro arresto. Chissà che ne dirà il governatore. Oh. Ma si rende conto che io sono la maestra qui? Lei può dare ordini dove vuole e quando vuole, ma qui è soltanto la mia parola che conta. Lei viola la legge. Se il bambino rimane qui, io la denuncerò. Allora vada a denunciarmi. Ma... oppure mi faccia arrestare. So che le darebbe una grandissima soddisfazione. Ma io non capisco, ma... Non c'è altro, spero. Roba da matti. Tutti in piedi, bambini, e dite buongiorno, dottor Manson, grazie della visita. Buongiorno, dottor Manson, e grazie della visita. Siete stati molto bravi, bambini. Per questo hai colto i fiori? Perché viene il capitano Brandt? Non sai la notizia? Significa che il babbo tornerà presto a casa. Però non ho sentito ancora sparare i cannoni dal forte. Li sentirai. È una cosa che spero almeno quanto te. E hai il coraggio di dirlo. Non vorrai usare quel tono con mamma, me, mamma, ho bisogno di parlarti, al più presto. Corri dentro, zia, ha bisogno di combustibile. Oh, faccio un salto quando vuole, signor Babcock. Fra quanti minuti? Sì, la 57esima, sì. E sta proprio a portata di mano. A un tiro di sput? Vividissimo. Allora venga, mi farà compagnia con la... al tè. Esatto, Big Man Place 3, subito! Vero! Vero! Sto per essere assalito dalla banca Knickerbocker.